Salve a tutti ragazzi, benvenuti su The Zion Theory. Io sono ovviamente e immancabilmente Spazio. Si parla di The Last Duel oggi, l'ultimissima, anzi fatica, di Ridley Scott. Un grande ritorno per il regista britannico, perché ve lo dico subito, era da tempo insomma che non vedevamo Ridley, il buon Ridley, a questi livelli. Con qualche passo falso di troppo, mi riferisco soprattutto ai film prequel di Alien, che insomma non è che mi siano piaciuti troppo, e non solo a me, stando un po' a sentire le voci in giro. Questa volta però c'è una sorta di ritorno alle origini, perché The Last Duel fa rima un po' con I Duellanti, che è stato il primo film di Ridley Scott, l'esordio assoluto del regista britannico. Un ritorno alle origini che ha pagato, a mio modo di vedere, perché questo è un film che convince sotto tanti aspetti. In apparenza sembrerebbe l'aspetto epico, no? Quello delle battaglie, dei duelli per l'appunto, che ha sempre un po' contraddistinto lo stile e i film di Ridley Scott, sempre improntati appunto su questa volontà di essere epici, no? Magistrali, maestosi, specie sul lato per l'appunto delle battaglie, dei duelli. Ma non è soltanto questo per l'appunto, perché se in apparenza sembrerebbe un po' la cosa che salta un po' all'occhio, specie no, dai trailer che vediamo, è invece l'aspetto più intimo, quello più indirizzato alla psicologia, alla caratterizzazione dei protagonisti, che invece convince maggiormente. I protagonisti principali di questo film sono tre sostanzialmente, con Ben Affleck di sfondo. Ben Affleck che interpreta il conte Pierre d'Alençon, però non me ne voglia Ben Affleck assolutamente, però i protagonisti principali sono Matt Damon, che interpreta Jean de Carrug. Ciao ragazzi, piccola precisazione ma doverosa per quanto riguarda la pronuncia di Jean de Carrug. Qui continuo inspiegabilmente nei primi minuti, quantomeno, a pronunciarlo Carrug, però la situazione migliorerà con il passare dei minuti, ve lo prometto. Adam Driver, che interpreta Jacques Legris, e Jodie Comer, che forse la protagonista per eccellenza in questo film, che interpreta la moglie di Jacques de Carrug, ovvero Marguerite. Ragazzi, prima di proseguire vi ricordo di iscrivervi al canale, insomma se non l'avete già fatto aiutatemi a sconfiggere l'algoritmo di YouTube e muovermi insomma meglio in questa giungla così folta che è per l'appunto YouTube. Mettete un like se vi va o un dislike a vostro piacimento, e soprattutto condividete il video e seguitemi anche sui social, in particolar modo su Instagram, che è il social che seguo maggiormente. Detto ciò ragazzi, questa sarà una recensione senza spoiler, per cui non vi preoccupate, potete vedere questo video senza alcun timore, senza alcun problema. Iniziamo ragazzi, iniziamo con cosa? Iniziamo col dire che The Last Duel è ispirato al romanzo di Eric Jaeger ed è ambientato nel XIV secolo, quindi nel periodo in cui si svolge sostanzialmente la guerra dei cent'anni, in piena carestia, quindi un periodo molto complicato. Abbiamo per l'appunto dinanzi a noi questi tre protagonisti principali: Matt Damon, che interpreta Jean de Carrug, che è il classico cavaliere senza macchia, tutto onore, tutto spada, insomma combattimenti, poco acculturato, anzi completamente analfabeta. Dall'altra parte invece abbiamo Jacques Legris, che è quasi l'antitesi, si trova quasi insomma all'opposto, anch'egli un combattente, uno scudiero, insomma molto amico inizialmente, vediamo soprattutto nei primi minuti, di Jean de Carrug. Però a differenza di Jean de Carrug è un personaggio molto acculturato, un personaggio che fa proprio della cultura e della conoscenza un tratto che gli ha permesso poi di intrattenere, di allacciare dei rapporti molto importanti, specie con il conte d'Alençon, interpretato da Ben Affleck. Nel mezzo di questi due personaggi, per l'appunto, che ci sembrano un po' la e la Z, diciamo, abbiamo Jodie Comer, che interpreta Marguerite, la moglie di Jean, che si trova in mezzo appunto a queste tempeste, a questi due personaggi molto forti, seppur molto differenti, e Jodie Comer, che come dicevo anche all'inizio, è un po' la protagonista principale, perché è proprio il perno intorno a cui ruota tutta la faccenda, tutta la storia che ci apprestiamo a vedere. La vicenda e tutto il contesto esplode proprio dopo che Jean de Carrug, probabilmente la pronuncia più esatta, perdonate se insomma il mio francese non è molto, molto affidabile da questo punto di vista, mi metto subito le mani avanti. Comunque Jean de Carrug, che torna da una campagna in Scozia e scopre che
tramite appunto le dichiarazioni e la confessione della moglie, quest'ultima è stata violentata, almeno secondo quanto lei dice, da Jacques Legris. Jacques Legris, ovviamente, una volta venuto a sapere di questa notizia, insomma, delle dichiarazioni appunto che si sono sparse, si sono diffuse a macchia d'olio da parte di Marguerite, decide di negare tutto, quantomeno nega appunto tutto, e allora si ricorre ad un avvenimento, ad un qualcosa di estremo, ovvero Jean decide per l'appunto di appellarsi al giudizio divino, decide quindi di appellarsi al duello di Dio, ovvero un duello all'ultimo sangue, e siccome Dio è l'artefice supremo e siccome è colui che possiede e cela la verità, sarà sicuramente favorevole al vincitore del duello, per cui colui il quale appunto si porterà a casa la vittoria con la sconfitta e la morte dell'avversario sarà inevitabilmente colui il quale avrà ragione. Insomma, ragazzi, abbiamo tre personaggi per tre punti di vista differenti sostanzialmente, ed è proprio questa l'impostazione sia del romanzo che del film. Un'impostazione che inizialmente sembra un po' spaesarci, o quantomeno non sembra, ci spiazza un pochettino, perché facciamo fatica ad incastrare tutti i pezzi del puzzle, proprio perché ci vengono posti davanti agli occhi i tre punti di vista differenti dei protagonisti naturalmente in questione, ovvero Jean de Carrouges, Jacques Legris e Marguerite de Carrouges. E sebbene questa impostazione tripartita possa spiazzarci un pochettino, possa darci qualche problema inizialmente, si rivela comunque una scelta vincente, perché ci fa comprendere che non esiste bianco e nero, esistono varie sfaccettature, quindi ogni versione della storia che viene raccontata tramite questi tre protagonisti ha inevitabilmente delle sfaccettature diverse e dei dettagli diversi che poi ci aiutano a capire come effettivamente in questo caso, specie all'epoca dove era difficile effettivamente risalire alla verità, le sfumature, i dettagli e la relatività in generale sia molto importante. E quindi emerge che sostanzialmente il punto di forza, o quantomeno il messaggio che ci viene mandato, è che è tutto relativo per l'appunto, e non esiste un'unica realtà, un'unica verità, ma i punti di vista diversi e le interpretazioni che abbiamo, insomma, di questo fatto, di cui è inevitabile, insomma, non sappiamo effettivamente cosa sia successo e non potremmo mai saperlo. Ed è questo punto, ovvero il fatto di vederci, di farci vedere, insomma, tre punti di vista differenti, un qualcosa che si rivela vincente, perché comunque riusciamo ad immedesimarci nei vari personaggi, magari inizialmente propendere per una versione piuttosto che per un'altra, quindi non sappiamo effettivamente nemmeno noi deciderci bene su quale potrebbe essere la verità, proprio perché di verità assoluta, come ho detto poco fa, non ce n'è. E la sceneggiatura e la regia di Ridley Scott, con degli sguardi particolari, con dei dialoghi, insomma, ben costruiti, ci restituiscono un po' questo senso di spaesamento, comunque di relatività, ecco, del capire che tutto effettivamente è relativo a seconda dei punti di vista, e quindi il regista sa essere molto incisivo sotto questo profilo. In tutto questo contesto, ragazzi, riusciamo anche a capire che, come ho detto nell'incipit del video, l'aspetto delle battaglie, l'aspetto epico passa un po' in secondo piano, nonostante quei pochi sprazzi di battaglie e di scontri che vediamo sono realizzati alla perfezione e restituiscono il realismo, la violenza, l'aspetto più crudo veramente delle battaglie, e questo naturalmente per coloro che sono appassionati, no, dell'epica e delle battaglie in generale, riusciranno ad apprezzare proprio il realismo che ha restituito Ridley Scott agli scontri che appaiono sullo schermo, però sono una componente marginale, perché si va a puntare proprio più sull'aspetto più intimo, sull'aspetto più dell'introspezione psicologica e del capire ogni singolo protagonista che ci appare davanti ogni volta che vediamo i diversi punti di vista. Oltre a tutto ciò, ragazzi, il contesto in cui ci troviamo è assolutamente fedele all'epoca, i villaggi, i castelli, insomma, le grandi e maestose roccaforti ci danno veramente, ci restituiscono quel sapore di medioevo, e lo fanno nella maniera più pura, appunto più realistica possibile, e quindi anche sotto questo profilo non possiamo che fare complimenti a Ridley Scott. Infine, non c'è che non possiamo non menzionare il duello finale, che è sicuramente uno dei duelli all'arma bianca
realizzati in maniera più, come dire, magistrale, ecco, che ho visto sullo schermo, che sa restituire molte emozioni, sicuramente molte sensazioni forti, ecco. In aggiunta a tutto questo, ragazzi, un altro messaggio importante del film, che ci viene dato soprattutto dalla visione delle cose di Marguerite, è l'aspetto legato, no, al pensiero degli uomini, molto poco in sintonia con quella che potrebbe essere una sensibilità, un'empatia nei confronti dell'essere umano, nei confronti del prossimo, quindi un essere spietati, un essere crudeli, che era comunque parte di quei tempi, e una tematica che, se vogliamo, nonostante siano passati tanti anni, nonostante siano passati centinaia di anni, ci sentiamo di dire che possa essere comunque attuale, con delle differenze dovute ovviamente all'avanzare inevitabile del tempo. E quindi, ragazzi, per chiudere, The Last Duel è sicuramente un ottimo film, un grande ritorno di Ridley Scott, che insomma ci dimostra di non essersi scordato di come si fanno i grandissimi film. Non avevamo assolutamente dubbi su questo, però ecco, è sempre un piacere rivedere un regista di questo calibro riproporsi a certi livelli. The Last Duel quindi per me è un film che va assolutamente visto, è un film ottimo sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista dell'epica, delle battaglie, come abbiamo detto, che però è marginale rispetto al vero punto di forza di questo film, vale a dire i personaggi, la loro caratterizzazione, ed in particolar modo ovviamente quella di Marguerite de Carrouges. Sotto questo profilo veramente il film sa fare centro. Bene ragazzi, direi che anche per oggi è tutto. Fatemi sapere se avete visto The Last Duel, insomma commentiamo insieme, fatemi sapere cosa ne pensate. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video, un saluto a tutti da Spazio.